chiudiamo con una mostra che si è aperta al museo di Palazzo Brugiotti a Viterbo, museo che è diventato pubblico grazie ad una nuova fondazione culturale nata con la collaborazione del comune. Nella città dei Papi si riaprono i portali del cinquecentesco Palazzo Brugiotti per ospitare una bellissima quanto preziosa mostra di ceramiche antiche ordinata dallo studioso Lanfranco Lanzi. Il percorso artistico si snoda attraverso ampie sale a volta che custodiscono tanti tesori di storia. Nelle teche di cristallo sono infatti collocati reperti dal XII al XVII secolo, oltre 200 pezzi finemente lavorati che conservano ancora intatti gli smalti a sbalzo originali. Il materiale costituisce una pregevole testimonianza della vita artigianale che quotidianamente si svolgeva nelle botteghe d'epoca di Viterbo, della Tuscia e non solo. Ad arricchire l'esposizione una ricca produzione di rare zaffere ed un intero corredo di una spezieria rinascimentale. Una serie di pannelli didattico-illustrativi consente poi di animare l'itinerario, un vero e proprio viaggio a ritroso nella memoria, affascinato da colori, decorazioni e tratti, spesso mediati dal mondo fantastico medievale. Dopo questa rassegna, il prossimo appuntamento con Palazzo Brugiotti prevede per settembre una personale di Romano Ranieri, un maestro contemporaneo della pittura su ceramica. Con gli aggiornamenti per ora ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento attorno alle 18:00.